il 14:27, questa è Radio Roma e siamo immersi nel pieno di Radio Roma Magazine, il nostro rotocalco del sabato e della domenica. Intanto diamo il benvenuto a Mauro Cioffari, come ogni sabato. Grazie Mauro di essere qui. E dietro di te sono già inquadrati, è un grandissimo piacere averli a Radio Roma, i Karma B, ovvero diamo il benvenuto a Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo. Ciao, buongiorno! Ciao! Buongiorno a voi. Mauro, è un buongiorno grande piacere averli. Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi. Allora, i Karma B, è un piacere davvero, è veramente un piacere. Mauro diceva anche un'emozione, vero Mauro? Beh sì, dopo averle viste numerose volte... anche non solo nei luoghi dell'intrattenimento e del divertimento LGBTQI, ma anche sui palchi a Piazza del Popolo, sì, o sui carri del Pride. Insomma, le Karma B e i Karma B uniscono all'impegno, diciamo, per l'intrattenimento e per il divertimento, la cultura LGBTQ, anche l'impegno politico. A mio avviso fanno a volte spesso più politica personaggi come le Karma B piuttosto che attivisti come me. Ed è importante questo percorso, è importantissimo. Noi dedichiamo, come sapete, ogni 2-3 settimane insieme a Mauro la rubrica proprio ai diritti civili, perché continuiamo a informare, soprattutto l'informazione è importante. La prima domanda che vi chiediamo, come vi siete conosciuti, come è nato il percorso artistico vostro? Carmelo, Mauro. La nostra storia parte 28 anni fa. Praticamente, perché ci siamo conosciuti da appena maggiorenni e ci siamo prima innamorati. È stata una... Guarda che così fanno i conti dell'età. I conti! Tutti anni. Lo sappiamo! Sappiamo passato, tutti, guarda, che avete 39 anni. Grazie! Sì, prego. Grazie. Quanto ci costa questa cosa? Io ho fatto già un bonifico prima. Okay. Allora, quindi parte come una storia, prima di tutto, d'amore, nel senso che ci siamo innamorati. Poi è diventato invece una grande amicizia, la storia è finita, ed è diventata un percorso anche lavorativo, che però, sai, non si scinde dal fatto del rapporto personale, nel senso che non siamo due colleghi di lavoro, siamo proprio una cosa sola, ecco. Come dico io, è diventato un ergastolo. Fine pena mai, quindi? Mai. Mai. Mauro, Matteo. Allora, io saluto intanto Mauro e Carmelo e Mauro qui in studio e volevo chiedervi intanto i vostri momenti più belli, no? Quello che avete passato nella vostra produzione artistica, quali sono stati i momenti più belli insomma, ecco, che vi hanno emozionato di più. Vediamo ecco anche qui le foto di spettacolo di scena delle Karma B in questo vostro percorso, insomma, se ci potete raccontare un po' le vostre grandi emozioni artistiche. Beh, ce ne sono state tantissime, è impossibile scegliere. Quelli più emozionanti sono comunque, parlo per entrambi, quelli che hanno a che fare, come dicevate prima, con l'impegno, perché noi facciamo arte in qualche modo, però sentire che possiamo dare un piccolo contributo per il percorso, il progresso della nostra comunità, per noi è sempre un'emozione grande. Esatto, e sicuramente salire sul palco di Piazza del Popolo per presentare la manifestazione, la cosa più recente, oppure sicuramente anche un piccolo passo che abbiamo fatto portando il drag in televisione a Propaganda Live o anche su Rai 1, tutti i programmi che abbiamo fatto nell'ultimo anno, sono state tutte cose che non hanno significato solo qualcosa per la nostra carriera, ma soprattutto qualcosa per chi come noi non è mai rappresentato fondamentalmente nei media, no? Quindi è un win-win situation, esatto, come si dice in inglese, ecco. È un grande valore poi, ecco, essere appunto in televisione, quindi diciamo fruibili a tutti, anche a chi non conosce. Ma andiamo anche sul termine drag queen, chi conosce poco, no Mauro? Mi rivolgo anche a te. Carmelo, Mauro, descriviamo il termine drag queen per chi ancora magari non lo conosce abbastanza. Allora, noi diciamo sempre una nostra frase tipo che in questo momento, in questo periodo, è calza a pennello. Abbiamo coniato questa definizione che la drag queen è un personaggio mitologico, metà uomo e metà Raffaella Carrà. Ecco. Nel senso che
noi siamo degli artisti, solitamente uomini, ma non in tutti i casi. Anche noi ci sono anche donne che fanno le frasi, sì, transessuali. Tante sfumature. Siamo degli artisti uomini che rendono omaggio a queste icone di femminilità e distillano la loro essenza trasformandola in qualcosa di artistico sopra il palcoscenico. Noi siamo uomini che amano le donne al punto tale da metterci nei loro panni. Questa è una profonda empatia. Abbiamo parlato, avete citato la Carrà, Raffaella Carrà purtroppo è scomparsa da pochi giorni. Che cosa ha rappresentato? Era un'icona davvero di libertà e di stile, ha sdoganato dei temi in anni in cui non era ancora semplicissimo, no? Parlare di alcuni temi e tematiche. È stata la rivoluzione che ha portato il pop, no? Cioè il fatto di lei, ma come tanti altri personaggi, come Madonna, cioè non hanno cambiato solamente la musica, non ci hanno solamente fatto ballare, hanno intrattenuto, ma hanno proprio cambiato la mentalità delle persone. Gli italiani, quando guardavano la Carrà negli anni 70, molti italiani che non si sentivano rappresentati da quella televisione bigotta si sono sentiti liberati, tutto. Poi la comunità gay in particolare, la comunità LGBT, insomma, perché certo, poi si è molto amata, lei è sempre stata molto amata in tutto il mondo. E lei ha molto amato la comunità, sì. Non sempre questo è un rapporto, esatto, bilaterale, ecco, molte volte le nostre icone, le icone della comunità LGBT spesso non sono così friendly, insomma, ecco, oppure non si espongono tanto, mentre invece lei è sempre stata molto molto aperta su questo tema. Sì. Noi abbiamo un ricordo personale molto carino della Carrà, perché siamo appena arrivati a Roma nel 96-95, la incontriamo a Piazza del Popolo, noi ovviamente due ragazzini, siamo molto timidi così, diciamo, ma quella chi è la Carrà? Lei ci ha visto da lontano, noi stavamo aspettando un taxi, ha cominciato a ridere con la sua risata proprio famosa e ci ha chiamato e ci ha chiesto di farci, cioè, ci ha chiesto cosa facevamo a Roma, quali erano i nostri sogni, ha fatto una piccola chiacchierata, ma veramente molto molto amichevole. Insomma, è stata una specie di madrina, esatto, al nostro arrivo a Roma. Esatto, quindi la ricordiamo con particolare affetto anche per questo episodio. Ed è così, abbiamo visto anche proprio le scene d'amore e d'affetto ai suoi funerali. Matteo? Io volevo chiedere a Mauro e Carmelo, perché hanno fatto un bel tratteggio non solo della Carrà, ma anche di quello che rappresenta un'icona, di quello che è il significato. Ecco, qual è il messaggio che voi volete mandare dal punto di vista artistico, dal punto di vista dei significati alle persone, con il vostro modo di esprimere la vostra arte? Posso integrare, non solo... Devi, certo, devi. Mauro, devi. Oltre al messaggio... Dobbiamo prendere appunti, però, è complessa la domanda. Sì. Oltre al messaggio che voi veicolate, cioè quello che appunto trasmettete ai giovani, alle giovani, alle nuove generazioni, che vi assicuro arriva più facilmente nei cuori rispetto al messaggio della politica. La domanda che aggiungo è: ricevete anche delle lettere, delle mail, delle risposte di qualcuno? Allora, cominciamo, andiamo con ordine. Cosa mettiamo nel nostro lavoro? Noi facciamo nostra la frase di un grande artista che amiamo molto, e questa frase dice: il nostro lavoro è un gioco, ma è un gioco molto serio, nel senso che attraverso la nostra arte e attraverso il travestimento, il gioco dei colori, delle parrucche, dei vestiti, cerchiamo di fare arrivare dei messaggi importanti, perché non sempre le cose importanti devono essere seriose, no? Di serietà, esattamente. E proprio in un momento in cui persone che teoricamente dovrebbero fare un lavoro serio in Parlamento, alla Camera, serio non perché sia triste, ma perché la politica è una cosa bella, ma perché seriamente si tratta delle nostre vite, invece sembrano giocare con queste, con le nostre vite, sembrano giocare con questa cosa. Quindi noi ribadiamo che il nostro lavoro è un gioco, ma è un gioco molto serio. Speriamo che anche loro prendano seriamente questo loro lavoro. Per quanto riguarda poi il resto, passo la palla a te. Non ho perso la domanda, però. Se ricevete dei feedback, ho detto che ci servono gli appunti. Noi abbiamo durante la giornata rispondiamo più o meno a 100-150 messaggi di persone che ci scrivono in privato, oltre a tutti i commenti, like, le cose che mettono, per raccontarci le loro storie di sia di ragazzini che magari ancora non hanno accettato o hanno paura di dirlo ai genitori, ma anche di madri, di padri che ci scrivono dicendo:
come posso far sentire mio figlio accettato? Ho scoperto che mio figlio è gay, mia figlia è lesbica. Come faccio a farlo sentire accettato? Ecco, queste sono, credo, le cose che veramente ci fanno sentire quanto è importante anche un lavoro leggero come il nostro, no? Cioè, il fatto di sentire che le persone si possano fidare e ti possano raccontare queste cose. E noi rispondiamo a tutte, abbiamo un rapporto molto molto stretto con i quasi 40.000 che ci seguono su Instagram e i 35.000 su Facebook, ma abbiamo un rapporto molto stretto con queste persone. Non li chiamiamo follower, noi li chiamiamo amici virtuali, ecco. Un rapporto proprio strettissimo sui social, ovviamente, ma con le persone, quindi siete un punto di riferimento importante. Ci fermiamo un attimo, Carmelo e Mauro, per un tassativo, poi entreremo anche nel pieno del DDL Zan, ne parliamo con voi. A tra poco su Radio Roma. A far l'amore comincia tu, la bellezza, la bravura, lo stile indimenticabile di Raffaella Carrà. Eccoli, siamo ancora e li ringraziamo per l'attesa, i Karma B, quindi con Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo. Abbiamo visto lei, abbiamo parlato di lei, naturalmente icona veramente di libertà e di stile, ma entriamo con voi nel DDL Zan, Mauro e Leonardo e Carmelo. Volevo chiedervi, partiamo da una dichiarazione proprio ferma di questa settimana dove è successo veramente di tutto in Senato. La politica si spacca, si sta spaccando, si è spaccata, ma Alessandro Zan, il papà del disegno di legge, dice: si può mediare su tutto, ma non sull'identità di genere, non sull'articolo 1, non sulla pelle di centinaia di migliaia di persone. Un vostro pensiero, Carmelo, Mauro? Beh, sai, la comunità LGBTQI+ è molto variegata, tanto che il suo acronimo è un acronimo aperto, no? Cioè, dopo tutte le lettere, che ad alcuni sembrano Troppo. troppe, ma insomma sono quelle, c'è un più che indica un'apertura. È molto variegata, ma è molto compatta, nel senso che o tutti, tutte e tutt o nessuno. Perché le conquiste di uno sono le conquiste di tutti. I fallimenti di una piccola porzione, anche che sembra piccola porzione della nostra comunità, è un fallimento per tutti quanti. Quindi siamo assolutamente d'accordo con Alessandro Zan, ovviamente. Lui dice. Ricordiamoci che nel 2016, durante l'approvazione della legge Unioni civili. sulle unioni civili, è successa la stessa cosa e ancora questa ferita rimane aperta perché è stata stralciata una parte importante come quella della stepchild adoption, e quindi questa stessa cosa non la vogliamo rivivere stavolta, Bisogna ecco. capire una volta per tutte che la vita delle persone, perché di questo si tratta, non è negoziabile. Non è negoziabile sulla pelle appunto di centinaia di migliaia di persone e lui stesso dice allora meglio nessuna legge che una legge che introduca discriminazioni. Siamo d'accordo. Assolutamente siamo d'accordo. Mauro, Siamo Matteo. d'accordo, e mi permetto di aggiungere, si parla tanto di bambini, di tenere le mani lontano dai bambini. Io faccio anch'io questo appello. Teniamo lontani i bambini dalle dirette TV e radio dal Senato. Stiamo assistendo in queste ore ad una vera e propria operazione di bullismo di Stato. Le parole Vero. feroci, gravi che stiamo Cattive. ascoltando Orribili. incitano all'odio. Altro che prevenire le discriminazioni. Alcuni senatori si stanno rendendo responsabili di incitamento all'odio. Quindi teniamo lontani i bambini dalla TV in queste ore, proprio perché i bambini, che poi diventano adolescenti, sono privi di pregiudizi, sono privi di discriminazioni. I pregiudizi e le discriminazioni vengono sostanzialmente quando i pregiudizi degli adulti vengono trasmessi agli adolescenti e ai bambini. Siamo d'accordo, Mauro. Matteo. Assolutamente. Sì, la mia domanda era proprio su questo, no? Su entrare un po' più nel dettaglio, come già ha fatto Mauro, sulla vostra opinione, quella di Mauro, di Carmelo, di Mauro qui in studio, sul dibattito politico, su questa fase soprattutto del dibattito politico. Mauro qui in studio ha fatto già un quadro molto specifico. Ecco, volevo sapere un po' che cosa, la vostra analisi su questo dibattito politico. Abbiamo già visto, insomma, come ci sono, no? Molte incomunicabilità, molti problemi. Ecco, volevo sapere un po' la vostra opinione e poi allargare anche a Mauro qui in studio. Questa domanda includendo anche la società,
in che società viviamo e che aspetto ha questa società rispetto a questi temi, cioè presenta delle oscurità, non rispetta i diritti civili, insomma una vostra analisi sia sulla questione politica che sulla società in cui viviamo, perché mi sembra importante anche capire un po' il panorama, no, che ci certo. circonda. Io penso che il problema da sottolineare accomuni sia la politica che la società, ossia la mancanza, per colpa o per dolo, di lungimiranza. Quello che sta succedendo oggi nel dibattito politico è che alcuni esponenti di una cattiva politica si concentrano sul non perdere voti nell'immediato e non hanno la lungimiranza di vedere, di capire come una legge come questa, ce ne sono anche altri naturalmente, servano a far progredire la società in maniera giusta, in maniera corretta, in maniera rispettosa di tutti e di tutte. La stessa cosa accade per la società. Siamo troppo abituati a volere il tutto e subito, al non potere, a non avere più la capacità di attendere, anche di rinunciare a volte a quello che noi adesso sentiamo, alcuni di loro, facciamo così, sentono come un diritto, ma è un privilegio che hanno e non vogliono estenderlo ad altri. Quindi perdere qualcosa adesso, secondo loro, che poi se non si perde nulla dando dei diritti anche ad altre persone, sì. è un problema. Tra l'altro vorrei aggiungere che questo è un problema della destra italiana, centrodestra, destra italiana, perché nel resto dell'Europa, per esempio, in molti paesi è stata proprio la destra invece ad approvare e a far approvare leggi simili a questa. Quindi in realtà il problema grosso è proprio la destra italiana, che è una destra che guarda più all'Ungheria piuttosto che all'Inghilterra o alla Francia. Quindi abbiamo anche questo tipo di problema che è grave. Ed è vero. E poi ricordiamo comunque i diritti civili non dovrebbero avere colori, bisognerebbe andare oltre, no, l'aspetto ideologico assolutamente trasversale. Volevo chiedervi se avete apprezzato, nel centrodestra invece si leva qualche voce fuori dal coro, se avete apprezzato l'intervento della senatrice di Forza Italia Barbara Masini, che con grande commozione, lei recentemente ha fatto coming out, ha fatto un intervento a favore del DDL Zan. Come l'avete vissuta questa dichiarazione in aula? Con grande commozione da parte della senatrice, ringraziando anche il suo partito, appunto, di riferimento Forza Italia, per averla lasciata libera. Sono state parole molto semplici ma molto dirette, e devo dire che sono state veramente coraggiose queste parole. Forse hanno aiutato più queste parole in questi giorni piuttosto che tutti gli altri dibattiti che ci sono stati. Sono riuscite un po' a bilanciare squallore che abbiamo sentito. Esatto, anche perché abbiamo sentito delle cose veramente da circo proprio, cioè non era un parlamento, non era un posto dove c'erano delle persone civili a parlare, era un circo a un certo punto. Io a volte non riuscivo nemmeno a seguire e chiudevo perché mi nervosivo troppo. E quelle parole sono state semplici ma potenti proprio per questo. E appunto, come dicevi tu prima, rappresentano il fatto che i diritti non sono né di destra né di sinistra, dovrebbero essere una cosa che prescinde dal colore e dall'orientamento politico. Ed è la dimostrazione, secondo noi, che il coming out, dove non è obbligatorio naturalmente, men che meno l'outing, che è una pratica assolutamente da evitare, il coming out è sempre un atto politico. Nella fattispecie è stato fatto in una sede politica, ma ogni volta che ognuno e ognuna di noi sceglie di prendere il coraggio a quattro mani e fare coming out, è un atto politico, perché riesce a aggiungere quel piccolo tassello, a smuovere quel sassolino che piano piano innescherà quel processo virtuoso di cui abbiamo tanto bisogno. Sì, è verissimo. Mauro, esatto. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, vorrei aggiungere una considerazione. Allora, intanto, non un passo indietro, e anch'io sono d'accordo, non si può stralciare la questione transessuale, quindi la tutela delle persone transessuali, dalla proposta di legge Zan. E la seconda parte, qua mi rivolgo anche a Mauro e a Carmelo, voglio ricordarci che la seconda parte della proposta di legge Zan è ancora più importante, perché è quella che istituisce, nella data del 17 maggio, che è la data in cui nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità derubricò l'omosessualità dalle malattie psichiatriche, istituire anche in Italia, come nella stragrande maggioranza dei paesi europei, come anche l'Unione Europea con una risoluzione ha invitato a fare, la giornata di contrasto all'omo, lesbo, bi, transfobia.
Quindi nelle scuole introdurre corsi in quella giornata, in momenti di formazione, momenti di riflessione per il contrasto all'omo, bilesbo, transfobia, che non è introdurre l'ideologia gender a scuola, perché non si va ad introdurre un qualcosa che non esiste. L'ideologia gender sono come le scie chimiche, l'ideologia gender è come il virus, coronavirus e il G5. Non esiste. Grave, gravissimo che Matteo Renzi, esponente di un partito del centrosinistra, abbia anche lui, come Salvini, come Orban, si sia accodato di armato, ideologia, certo, gender. L'ideologia gender non esiste, è un prodotto mentale, culturale della destra che si oppone ad un principio di uguaglianza. Siete d'accordo, Carmelo, Mauro? Mi bastava anche la frase grave, gravissimo Matteo Renzi, la frase sì, poteva finire lì. Che vergogna, aggiungerei. Credo che l'unica parola che si possa dire su Renzi, perché sai, degli altri personaggi che abbiamo nominato prima, anche Pillon, questi, ti aspetti queste cose, no? Renzi è stato veramente, credo, l'esponente della peggior politica in questo caso, perché è proprio la politica dell'accordo, dell'inciuscio, la politica dell'interesse personale proprio su una legge che invece dell'ego ipertrofico, aggiungerei. Esattamente, della ricerca di un palcoscenico a tutti i costi. Che esiste chiaramente a differenza dell'ideologia gender. Esatto, questo esiste. L'ipertrofico di Matteo Renzi esiste ed è tangibile. E lo stiamo subendo un po' tutti quanti. Quindi forse lui è la persona che ne esce peggio da tutta questa situazione. Purtroppo stiamo assistendo a una settimana davvero brutta che resterà nella memoria. Noi prima di salutarci vorremmo anche tornare alle Karma B, quindi allo spettacolo. Vogliamo sapere un po' di date, quando verrete nella capitale. Mi sembrava che fossimo troppo seri. Ecco, sembrava tribuna politica. Tribuna però, insomma, politica. Però vogliamo sapere, ecco, qualche data. Parlare di cose, di queste cose, perché prima di essere artisti siamo anche cittadini, ovviamente, che pagano le tasse, quindi ovviamente tutto questo ci deve riguardare. E per quanto riguarda i nostri prossimi appuntamenti, intanto il 22 saremo in streaming con i Diversity Media Awards, che si terranno a Milano. Domani voliamo a Milano per andare a fare le prove. E questi premi importantissimi della comunità LGBT, il Golden Globe della comunità condotti da Diego Passoni e Marina Cuollo, organizzati da Diversity Media con Francesca Vecchioni. Insomma, è un evento molto importante. Siamo stati invitati a fare una performance che abbiamo scritto apposta per i Diversity Media Awards. E poi presenteremo la categoria. E poi da lì succede tutto. Il 23 siamo a Rieti, zona di Rieti, Antrodoco, con Aspettando Cabaret, insieme a Onda d'Urto Teatro. Poi dal 31 luglio siamo in tournée con Sandra Milo, con Ostriche Caffè Americano. Finalmente. Lo spettacolo e debuttate, sì. 31 luglio alla Versiliana, 6 agosto a Milano al Castello Sforzesco, 8 agosto Roma. Ma non ci facciamo mancare, 7 agosto una capatina al Rimini Pride. Sì, siamo anche a Rimini Pride. L'8 agosto è importantissimo perché siamo a Roma, quindi noi, tutti romani in ascolto. Anche noi ci siamo, con Mauro. Nella Filarmonica. Ai giardini della Filarmonica. Noi ci siamo grazie. Con Mauro, volevamo sapere, ci hanno scritto anche di dirvi, di sapere appunto quando sareste stati nella capitale, noi ci saremo. Insomma, un tour lungo, tanti gli impegni, impegno sociale, impegno politico che si sposa con l'impegno artistico. Grazie davvero a Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, i Karma B e le Karma B che vediamo ancora in fotografia negli abiti di scena, noi ci saremo. Grazie per il vostro impegno, per essere stati con noi a Radio Roma. Grazie, buon proseguimento. E un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, a presto con voi ancora, a presto. Ciao. 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 E noi ci ritroviamo tra poco su Radio Roma. Promotion.